Sono in diretta, ok, speriamo di non aver dimenticato nulla. Terzo episodio di PS Mania, quindi iniziamo subito con uno show and tell. Intanto scorre di dietro la demo. In teoria oggi non devo skippare nulla perché fa vedere una demo carina del gioco in questione. Ecco, teniamo così. Io ho abbassato parecchio il volume, dovreste sentirmi bene. Oggi andiamo a vedere Bushido Blade. Gioco del, come scritto, ah no, non c'è scritto, però la rivista è del 97, questa che ho qua sotto, adesso ve la faccio vedere. Si inizia come al solito con uno show and tell. Intanto potete vedere il gioco, aspetta, intanto volevo fare una cosetta carina. E vi faccio vedere la recensione come quella volta del tempo. Scusate, sto microfono è sempre un po', se non so proprio vicino. Comunque guardate che grafica. Adesso però raccontiamo tutto molto bene. Incollo un attimo una cosa qui, perfetto. E Bushido Blade. Qua c'è la review giapponese di sempre Super PlayStation Console 100%, la nostra ormai rivista ufficiale di questo format. Ce la prendiamo molto con calma perché il gioco è tranquillissimo, si finisce veramente in poco tempo. Ok, qua ho la chat, vabbè che ce l'ho anche lì in verità. Sviluppato da Lightweight, questo sottostudio della Squaresoft, che ancora non era Square Enix per i più giovani. E che succede a Lightweight? Questo mini studio è capitanato, intanto sto guardando la demo con voi, è capitanato da Tetsuo Mizuno, che era il director anche di Chrono Trigger, comunque tutto in Square. Infatti qua nella rivista erroneamente c'è scritto Casa Squaresoft. Sì, però è sviluppato da questo mini studio. La rivista a volte è anche distrutta, ma noi l'ho recuperata per bene. E vi faccio vedere già qualcosa. Bushido Blade review giapponese, no? Vediamo gli artwork bellissimi che mettono, con la didascalia con scritto, no? Che appunto se vieni colpito ti si abbassa il pupetto, no? Dov'è che è? Esatto, uno o due giocatori picchiaduro giapponese della Squaresoft. Poi ci sono. Questo picchiaduro è peculiare. Ecco, prima di mostrarvi le immagini a caso, è peculiare perché a differenza degli altri picchiaduro che c'erano al tempo, Tekken 2, mi sa già era uscito Tekken 2, Tobal numero 1, quello lì. Il picchiaduro col character design di Akira Toriyama, molto figo. Infatti, se volete, lo vediamo insieme. Molto carino anche quello. C'era Bushido Blade che aveva questo gameplay molto particolare, ovvero con un colpo muori. C'era anche uno sponsor, no? Beh, Die by the Blade, Live by the Blade. Ok, adesso non lo so. C'era la pubblicità e letteralmente tu muori con un colpo. Il gioco è sempre molto lento, paziente di counter, di parry. Però c'è questo body damage system che permette di, cioè, non sempre il colpo è fatale, magari potresti essere ferito e magari debilitato nell'arto in cui sei stato colpito. Ad esempio, se tu colpisci un braccio, sarà più lento a usare la spada, se è un'arma a due mani o robe del genere. Adesso non so quanto era accurato, però mi pare che colpendo il braccio non puoi utilizzare. Intanto vedete i pupetti che combattono. Non lo puoi più usare per lanciare magari un coltello o lanciare la sabbia negli occhi, però vediamo che queste meccaniche tipo del coltello o della sabbia negli occhi non sono tollerate nel Bushido, perché c'è anche un codice da seguire in questo gioco, cioè guarda, è una robetta, eh. Infatti ha fatto scalpore, dopo questo studio Lightweight ha fatto il 2 che è molto figo, io fino a ieri volevo portarvi il 2, però con l'1 sono molto più confident anche perché ce l'avevo, ci giocavo con mio fratello, facevamo mega partitoni, molto figo, ma comunque sono contento che posso parlare, intanto c'è la demo, poi dopo ce lo giochiamo, tentiamo di fare il finale figo che ho visto come si fa. E quindi body damage abbiamo detto molto particolare, il Bushido da rispettare, eccetera, eccetera. I personaggi sono un tot, che adesso non mi ricordo, saranno una decina. E ognuno ha due skin per dire, perché comunque è modello poligonale, la skin dello story mode e la skin del versus. Poi si può giocare anche in modalità prima persona, POV mode si chiama proprio, adesso POV è anche un meme, no? Oltre che un genere pornografico, vabbè. E
che vabbè, dall'alba dei tempi si è sempre voluto dire point of view, comunque, per chi non è anglofono. E questa modalità giustamente la puoi usare, la puoi giocare in single player. Non esiste lo split screen nella modalità POV, però con due PlayStation nella modalità cablata era possibile giocare in POV mode 2 player. Sfighissima sta cosa. Infatti vi faccio vedere uno screenshot della POV mode, ma poi la vediamo un attimino, ci mancherebbe. Ecco, vedete, si vede la spada e in alto a destra c'è quella sagoma per farvi capire in che posizione siete, perché la posizione è importante, perché ogni arma, adesso sto a spiegare, ogni personaggio, si è sbarellata la luminosità nel mio antro scuro, ogni personaggio può scegliere qualsiasi arma, ma guarda che complesso, l'ho letto prima, ogni personaggio è più abile con un'arma piuttosto che con un'altra, insomma c'è da fare una mini build, vedete quel tizio mascherato che sembra quello di un'avventura fantastica, uno dei miei film favoriti di una volta, adesso ha lo sledgehammer, mentre Kannuki, che è quello blu, usa lo stocco, però non è detto che sia una build migliore, magari Kannuki è più forte con un'altra arma, però uno sta lì a sperimentare, chi siamo noi per giudicare. I colori ed il look dei lottatori nello story mode sono alquanto deludenti, non è vero? Ogni tanto leggo una didascalia a caso, perché hanno delle skin diverse nello story mode, ma sono tutte belle, cioè i personaggi hanno dei costumi veramente fighi. Vi ho fatto vedere la soggettiva, poi dice qua, le tre guardie permettono di eseguire mosse diverse, di diversa potenza e velocità, esatto, perché ogni arma ha tre stance, alta, media e bassa, e cambia il moveset, quindi ci sono mille combinazioni, quel pupetto in quella modalità lì fa una roba, insomma c'è tanto da capire, però alla fine non è che ci sono le combo, ecco questa particolare attenzione, questo non è un gioco di combo, perché con un colpo muori o comunque vieni ferito gravemente, quindi basta colpire al momento giusto, nel punto giusto, eccetera eccetera. Ah, poi comunque qua dice, lo paragona Soul Blade o Soul Edge, vabbè qua dice Soul Edge, cioè avevo Soul Blade, la stessa cosa, perché lì era un altro picchiaduro del tempo all'arma bianca, ma lì c'era la barra vitale, c'erano le combo, no, come Namco ci insegna, sia quella volta che adesso. Leggiamo i pro e i contro, però, che sono due per categoria. Originale l'approccio al genere, sì, perché come abbiamo detto, appunto, un picchiaduro super particolare che poi non è stato più riproposto, c'è stato un seguito, spirituale su PS2, sempre sviluppato da Lightweight, che si chiama Kengo, ma ho visto ieri qualcosina perché non era proprio passato, fino a Kengo 3 sono arrivati, ma sembra una monnezza, cioè personaggi non ispirati, insomma... No, comunque adesso c'è un gioco simile che si chiama, mi pare, Hellish Quarter, che tipo lo chiamano il Bushido Blade occidentale, che è proprio simulazione di duelli, anche lì muori con un colpo, però non so, a me Bushido Blade mi rimane nel cuore, ecco. Secondo però, ottime le animazioni, vabbè, come già vedete sono più che ottime. Contro, e qua io non sono troppo d'accordo, grafica nella media. Cioè, ma li hai visti i modelli poligonali? Cioè, ok che c'è, quelli di Soul Blade e Tekken magari erano migliori, visto che siamo nel 97. Però non fa schifo, cioè guarda che roba, i personaggi sono chiari ed è... Si è bloccato? Ah no, ok, è la mia emulazione forse, non so, non stavo toccando niente. Comunque sono molto belli i modelli poligonali secondo me. Poco longevo nel gioco singolo, è vero, perché come potete vedere adesso ogni... longevo fino a una certa, perché in due ci giochi quanto ti pare, ti diverti, fai mega tornei, ho visto che la gente se li spara tuttora sti mega tornei di Bushido Blade, e lo vorrei fare uno con i miei amici sinceramente, perché se gli dico che c'è un gioco così particolare che loro giocano ma ste chicche non le sanno, e sarebbe molto divertente, mi piacerebbe assai. Però poco longevo, alla fine c'è lo story mode e una modalità con nemici infiniti che tu devi slasciare di qua e di là. E poi basta, sì, però ogni personaggio ha due finali, uno è completando, allora tra l'altro non neanche accedi al boss finale se tu non rispetti il Bushido, ecco questa è un'altra meccanica del gioco che vi devo spiegare, il Bushido ha diverse regole che mi sono segnato su una guida di GameFAQs,
praticamente, vabbè, non devi colpire alle spalle, non devi. Mi sto vedendo, non devi colpire le spalle, non devi lanciare la sabbia negli occhi se per caso vieni atterrato. Quando è a terra non lo devi colpire. No, sto guardando la mia immagine riflessa, non sto leggendo. Non devi colpirlo mentre si arrampica, perché adesso vi parlo delle arene. Le arene sono vastissime e altre poche regole, insomma, bisogna stare attento. E quando si presentano i personaggi, tu inizi lo story mode che lui dice, il tuo avversario si presenta e dice una frase in base al personaggio che hai scelto, insomma, hanno le solite interazioni e rapporti interpersonali, no? Comunque c'è ancora abbastanza da spiegare. Se tu lo colpisci durante quel video, cioè perché tu puoi già muoverti, non arrivi al boss finale perché sei un disonorevole, sei un infamone, capito? E per te solo le lame, giustamente. Quindi, innanzitutto rispettare il Bushido e arrivare al boss finale e fare il finale normale. Invece, per il finale secret bisogna camminare, correre per tutta l'arena, perché le arene sono, non è che sono tante, è una che le raccoglie tutte. Noi iniziamo da un certo punto. C'è da dire che sto gioco è ambientato ai giorni nostri, anche se non sembra, adesso ci arriveremo. E tra l'altro ho letto di un tizio che dice, eh sì, scopri che siamo nei giorni nostri quando arrivi al tizio sull'eliporto, ma sinceramente già dal primo scenario si capisce che non è proprio l'epoca Sengoku oppure Edo, perché comunque ci sono delle grate palesemente moderne, anni 90 e vabbè, 90 ce l'abbiamo anche adesso. Quindi c'è una mosca che è entrata, che oggi ho fatto aria, ok, e quindi insomma, oh, guarda che figata la texture del pelo di Black Lotus. E bibibibibibà, quindi è ambientato i giorni nostri. E qual è la storia? Adesso ve la leggo perché ce l'avevo qui. È un po' complessa. Su, vabbè, voi non la vedete. Praticamente in un'isola. Adesso ve la traduco lì al momento. Sì, ci sono queste due scuole dove si insegnavano appunto la via del Bushido e abilità. Cioè, questa lo sto aggiungendo io con. La sto un po' romanzando, però correttamente. Ecco, non c'è scritto proprio così, però mi ricordo anche da altre descrizioni. Ecco, qua c'era scritto. Ambientato durante. Cioè, su Wikipedia c'è scritto: ambientato durante la Modern Era. Questo è mostrato, per esempio, quando il player raggiunge l'helicopter landing pad. Ma scusa, ma si capisce già dal primo stage. Vabbè. Quindi 500 anni fa c'era questo mega dojo. Però nello stesso dojo dove si insegnavano queste cose c'era un'organizzazione segreta chiamata Kage, che sarebbe Shadow in inglese, perché infatti Kagemusha sarebbe per dire guerriero ombra, no? Kage ombra, no? E Bushimusha guerriero, vabbè. E cosa succede? Praticamente due maestri si scontrano, ve la faccio proprio super breve. Ah no, un altro un membro skillato del dojo sconfigge il maestro e prende rispetto come nome, come Kage leader, come leader della questa società segreta che è tutto in quest'isola. Fino a scoprire di una spada cursata, no scherzo, una spada maledetta conosciuta con il nome di Yugiri. E questo, quindi un giorno però un Kage member, un membro di questa associazione Kage, scappa dal dojo con i suoi segreti, with its secret, ok? Però gli altri membri della society, sotto pena di morte, non so perché, sono mandati a catturare il traditore. E noi proprio prendiamo le vesti di questo traditore. Noi siamo uno di questi personaggi che potrebbe, in base a chi scegliamo, sarà lui il traditore. Infatti, bella anche questa cosa. E dobbiamo fuggire finché. Ed ecco perché il finale segreto si fa fuggendo in questa maniera. Adesso, senza indugio, giochiamo. Basta, è finito. Fuggiamo fino a che. In single player mode, tu prendi il ruolo di questo assassino che sta scappando. Indipendentemente da che personaggio scegli, va bene. E fighting their way out by killing their comrades one by one, cioè facendosi strada, uccidendo i suoi compagni d'arme uno dopo l'altro.
Vabbè, certo, gli elementi della storia cambiano, sì, per ogni PG che scegliamo. Quindi alla fine il gioco ha preso 90, comunque gli ha dato poco longevità, comunque longevità 88, tantissima. Allora si dice che è poco longevo, ah, solo in single player, diceva, perché giustamente puoi giocarlo a manetta. Vabbè, basta, chiudiamo sta rivista, ho fatto vedere due cavolatine, l'avete vista. Ah, e giochiamo, basta. Questo lo metto qua sopra, dai, come poggia... Microfono, spero si senta tutto bene. E giochiamo a posto. Oh, qualcuno sta seguendo, mi sono accorto. Lo saluto. Chiunque tu sia, fatti avanti. E dimmi se hai giocato Bushido Blade oppure sei super curioso di vedere cosa sta giocando Monpezuma. Allora, rialzo il volume un attimino. No, troppo. Famo 13, così lo sentite bene, spero. No, famo 12, mi ricordo che 12. No, vabbè, famo così, 12 e mezzo, non era malvagio. Col mio joypad farocchissimo, sai che questo, non so se ve lo dicevo in un'altra puntata, puzzava di plastica in una maniera finta. Ok, ho premuto start. Sì, story modo, VVS modo. Suresh modo, che sarebbe quello che vi dicevo, che ci devi sconfiggere 100 tizi. Training modo, POV, quello che giochi da solo in soggettiva. Link mode, che giochi in soggettiva ma in due player. Movie, guardiamoci la presentazione. Vedi, ci sono gli ending. Voglio farvi vedere questo FMV perché se no non parte. Ce lo guardiamo insieme, che non l'ho visto tutto. È un'esperienza completa, bello, molto alla Soul Blade, come colori. Ah, tra l'altro ne ho visto un pezzo prima e fa ancora fronte al trailer con cui è stato rivelato, perché ci sono dei personaggi che poi, dei poneri poligonali che poi in game non ci sono. No, li stavo guardando, vabbè, niente, ok. Ah, bellissimo, c'è anche lo stage sopra lì. Chissà se poi l'hanno messo. Ecco, guardate. Ah, infatti quello è un prototipo di Black Lotus, quello a sinistra. E l'altro mi sa che è Mikado, quella che sceglieremo noi. Però non c'ha il cappellino nella versione definitiva. Oh! Vedi com'è il gioco molto statico, però devi stare molto attento, che è un attimo, eh. Io da piccolo usavo quello a sinistra, Black Lotus, mi piaceva un botto, non so. Poi si può fuggire, arrampicarsi. Adesso cerchiamo di fare il finale figo e fuggiamo. Ah, questo è addirittura un trailer dell'anno prima, del 96. Ok, era una demo in verità. Nella presentazione non c'è. Ah sì, c'è forse nello story mode. Ok. Ah, guardiamo un attimo le option, visto che tanto non è... Allora, difficulty level io ho lasciato sempre così. Beh, ok, no, non salviamo niente, perché semmai ci voglio giocare. Story mode. Differenze con il 2. Nel 2 ci sono un botto di personaggi divisi nelle due scuole. Penso siano Kage e quel dojo principale che vi dicevo prima. Qua è molto bello, qua abbiamo le skin. Adesso io non lo so se vedete quelle frecce lì. Non so se i primi tre sono di una scuola e gli altri tre di un'altra. Quindi Reddo Shadow, Tatsumi, Mikado, che è quella che sceglieremo noi. Burek Rotus, che qua appunto sembra quello di un'avventura fantastica, boh, copiatissimo. Utsusumi e Kannuki. E insomma, questi tre sono di una scuola e di un'altra. No, non è vero. Cioè, boh, in teoria sul 2 sono divisi per scuole. Però qua abbiamo letto la trama adesso. Pare essere diversa la situazione. Comunque a me piace Mikado. Come si sì, non è una pubblicità occulta. E c'è questa animazione dove c'è la geisha o la serva che ti pone l'arma. Nel 2 invece l'hanno tolta sta cosa, e scegli il personaggio tramite un piccolo artwork del render del modello, e l'arma la scegli tramite la sua sagoma con appunto la scritta giapponese, così. Poi ogni arma ha
ha il suo peso, velocità, e anche in base al personaggio che hai scelto verrà calcolato. Quindi noi abbiamo Katana, Stocco, Naginata, che è una delle mie preferite, Sledgehammer, Nodachi, Long Sword, Saber, Burod Sword. Quindi ci sono anche armi occidentali. Poi dopo nel 2, vabbè, 2 dopo c'è anche le armi da fuoco, perché vi ho detto ambientato ai tempi nostri, ha le armi da fuoco e da sbloccare sicuramente. No, io prendo con lei il Nodachi, dicono che lei è forte, a me piace lei col Naginata sinceramente, poi col costume del Versus è vestita tipo da shintoista, mi gusta parecchio, però mi piace anche il Nodachi, che è una katana più, un po' più curva, che si usava a cavallo in teoria e va posta diversamente poi nel fodero, vabbè, ma questo è un'altra storia, è un extra che vi dico io. Il Tachi, Nodachi, comunque quella grossa, la, che si, no, non è la taglia cavalli questa, vabbè, o sì, o pare abbastanza, vabbè, dipende dalla lunghezza, vabbè, 119 cm non è corta, comunque è la katana grossa. E lei ho letto in una piccola guida che non è male con Nodachi anche, quindi la prendiamo. Quindi noi dopo aver preso quest'arma, poi con Select sai cosa puoi fare? Se ti metti in ginocchio ti fai esecuzionare dal nemico, vabbè. È quello che avevo detto io prima, però... But one person broke the code of silence and escaped into the ruins of a deserted castle in search of the only way out through the castle tower. Kanjiru, Shiryou ga naku koe. Kono mama nen o hanatte oku wake ni wa ikanai. E noi giochiamo la versione comunque europea, hanno lasciato il doppiaggio giapponese, sono contento, e nella versione europea c'è il sangue a differenza di quella nipponica, quindi meglio così. Ecco, adesso vedi, io potrei già giocare, però devo aspettare che lui parla. Ecco, lo scontro è iniziato, però io adesso volevo farvi... Oh, fuggo, perché voglio farvi vedere il finale segreto. Noi dobbiamo andare, vedi, comunque c'è la grata che vi facevo vedere. Perché fa quello splashino strano? L'arena è immensa. Poi dopo combattiamo normalmente, solo che voi vi sparate adesso questa cosa strana, non capite cosa sta succedendo. Vedi, adesso lui appena si avvicina carica qui e devo fuggire, perché sto gioco veramente può andare dappertutto. Ops, com'è che ci si arrampicava? Ok. Via, 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 via. Devo aspettare che arrivi anche lui, se no non carica lo scenario. Perfetto. No, è così anche la versione originale, non vi preoccupate. Oppla. Comunque avevo già detto quasi tutto, no? Che il corpo si danneggia, si muore con un colpo. Se vedete la sflesciata di sangue rosso, vuol dire che quel colpo era letale. Qua è bellissimo sto stage, che tu con un colpo puoi far cadere il bambù. Via, via, via. Poi l'ho visto solo una volta, sto andando un po' a sentimento e un po' a memoria. Oh, via via, arrampicarsi. Perché un po' questa è la simulazione di quello che abbiamo letto. Noi stiamo fuggendo, secondo il background di Wikipedia, dai nostri comrades. Qua se non sbaglio bisogna arrampicarsi qui. Per favore non mi colpire. Comunque mi ricordo che è abbastanza intuitivo sapere dove andare. Ah no, bisogna andare qui, che c'è una porta in teoria. Sì, perfetto. Madonna, sono un po' teso perché ho paura che mi piglia.
Adesso non mi ricordo dove devo andare. Non posso, non posso girare la telecamera. Però sì, sì, è qua l'uscita. Non devo arrampicarmi. Comunque saluto chi sta seguendo, perché vedo che il numerino cambia ogni tanto. E adesso mi pare che bisogna arrampicarsi. Sì. Sì, sì, tu colpisci là. Vedi, comunque c'è anche un cartello moderno. Ah, quello si è colpito. Non mi ricordo come si salta. Ah, ho capito, mi ricordo forse. Ah no, qua. No, che debba andare qui. Mi pare di sì. Poi se non è, si torna indietro. Tanto non sarà vasti, non è, sarà open world. Sto già un picchiaduro open world. Dai, per favore, seguimi. Sì, 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 è qua. In teoria. Oh, oh. Oh. Oh, poi se non ce la facciamo, buon, nel senso. Ah, poi ogni volta che vieni colpito. No, forse ho sbagliato, non è qui. Proprio perché adesso lui mi sta raggiungendo molto prima, non so. Vedi, non corre bene il pupetto, non capisco. Guarda, vedi? Che caspita succede? Come se slittasse, non lo so. Va bene, proviamo ad andare qui. Sì, sì, è qui, è qui, è qui, è qui. Devo andare in quel... in quel pozzo chiamato. Perfetto, per saltare devi fare una manovra che non vi dico. Ce l'ho fatta, sono contentissimo. E qui si può combattere. Sempre rispettando il Bushido. Come on. Ok, quadrato al parry. Ok, l'ho ferito. Però strano che non l'ho ferito. Aia, bastardo, non puoi lanciarmi. Vedi, guarda, lui ha... ecco, sono morto così. Spero che mi faccia ricominciare da qui. Cavolo, ha giocato sporchissimo lui. Però certo, lui non deve fare il finale segreto. Vedi, si aprono gli occhi. Bellissimi. Ok, no, mi fa ricominciare da qui, perfetto. Ah sì? Vengo giù, eh? Non c'ho problemi. Oh, e uno è fatto. Poi ogni personaggio ha una sua interazione diversa in base al rapporto. Ce l'ha scritto su questa lista qua poi. Bello, colpo pulito, secco. Adesso chi c'è? Red Shadow, non mi ricordo. Oppure random, non lo so. Sì, c'era di fianco. Non dice neanche niente. È iniziato, lo scontro. Io questo... oh, subito, così. Voi direte, ma è una cavolata sto gioco. Ai livelli alti è tosto. Cioè, ci... guardate tipo, non so, Bushido Blade 2 Epic Kills. Ho visto ieri un video di uno fenomenale. Poi avete visto che le ferite rimangono? Tipo, lei c'ha la benda adesso. Nakama doshi de kiri angai.
Comunque la devo fare ieri lo stream, però non mi sentivo tanto bene. Oggi mi sono sbarbato, sono tranquillo. Venerdì si gioca a Bush. Eccolo. Siamo già. Ecco, grazie al cavolo. Cos'è Indiana Jones, no? Sword to a gunfight, praticamente il meme. Cioè, subito con la sua pistoletta ci ha fottuto. Chissà però se devo fare no death. Vabbè, noi siamo arrivati al pozzo. Io però facevo così per battere lui. Ecco, oh, incredibile, funziona. Oh, una volta ci sono stato un'ora, non riuscivo a colpirlo, invece sono corso di lato, colpo fatale secco, l'ho beccato preciso. Adesso lei lo interroga.誰に言われてここに?半崎。半崎?Manzaki è quello che vi彼も操dicevo. られているのね。Quello che aveva sconfitto, no? Che era diventato il Kage leader grazie alla spada segreta. Come possibile? Ah, forse lì c'era già uno spoiler su Wikipedia. Infatti non ho cap non è chiarissima la sto cioè, non l'ho capita io. Ecco, questo invece è il vero boss. Voi direte, ma già l'hai finito? Beh, in teoria se rimanevo nella prima location ce n'erano molti di più di nemici da battere. Però almeno. E questo in teoria non è l'ultimo se abbiamo fatto tutto bene, perché io la prima volta che ci ho giocato finisce dal tipo con la pistola. Poi l'ho fatto rispettando il Bushido e sono arrivato qui, dove vedete contro questo nemico. Tra l'altro bellissimo lo scontro al tramonto su. Poi l'acqua funziona, sì, cioè vedi c'è anche un po' di iterazione. Faccio la mia combo solita. Oh. Ti prego. Oh. Oh, ma quanto dura? Ok, però no, non lo posso colpire mentre a terra. Ah, mi ha punzecchiato. Lui c'ha un'arma molto lunga, una doppia naginata, una roba incredibile. Quindi il quadrato è il parry, perché c'era scritto block, ma sulla guida, ma in realtà è il parry, secondo me. Provo a colpirlo. Ok, adesso lui in teoria non si può più alzare in piedi. E adesso. Dai, voglio colpirlo con un attacco verticale, caspita. Dai, rialzati e rispetta il Bushido. Ok. Chissà se andiamo al boss segreto. Questo lo dovrebbe fare in teoria. Sì. Questo è un personaggio che non ho manco capito chi è, sinceramente. Abbiamo triggerato l'evento. Oh, ma questa mossa, dai. Ho appena spiegato ai amici a casa che era un gioco serio, non me l'aspettavo nemmeno io. Guardate che stoccate, devo stare attento, eh. Ah, parata. Oh, uccisa già? Non si è parata. Poi ve lo proviamo altre posizioni. Perché adesso sto usando solo la guardia media, che ho dei col che fa dei colpi, poi un'altra magari più efficace. あなたが出てきたということは、彼は近くにいるわね。Grande Mikado, mia main character, waifu di Bushido Blade. No, beh, io scherzo, eh. Chi c'è? Chi c'è? Eccolo, oh no! 仲間の血を吸ったお前の武器は汚れ切っておる。Non avrei voluto, maestro. それでわしを倒せるのInfatti, か?vedi, lui c'ha la spada demoniaca. Ma quella è la Yugiri! Anch'io vado in posizione de. Sì, ciao. Ecco,
per cambiare posizione sono stato shottato dal maestro, che tra l'altro è un bello sprite il maestro, cioè è un bel modello poligonale. Ma noi non ci fermiamo, non lo posso colpire, io posso muovermi, ripeto. Cioè, in verità puoi camminare mentre parla, ma non lo puoi colpire. Io da piccolo dicevo, ma scusa, io li colpisco mentre... Che alta posizione abbiamo? Guarda che... Oh, bella sta... Fa degli attacchi incredibili. Però troppo le... Ma che attacchi fa sta posizione? No, non mi piace. Cioè, no, figa. Aspetta, torniamo alla a una stance. Esatto, questa. Micidiale. Però troppo lenta per quanto riguarda gli attacchi alti. Perché noi abbiamo tre tipi di attacchi. X colpisci basso. Tondo medio. Eccolo. E triangolo alto. E quadrato è il parry. L1 corri, poi con R1 e R2 cambi stance, e poi con delle combinazioni strane tipo R2 avanti e R1 salta.神奈美先生、私が迂闊でした。師範代が操られていたなんて。このままでは、たたら神社も潰されてしまう。必ず影を立て直し、仇を討ちます。見ていてください。 Chi era quello? Io lo so chi è. No, perché in teoria quel samurai che ci stava attaccando era il vero boss final. Cavolo, che ho fatto tutto perfetto. Forse non dovevo morire. Comunque vedete, Tetsuo Mizuno. C'è anche Nobuo Sakaguchi, che comunque è di Squaresoft, è di casa. La Lightweight, appunto, comandata da Tetsuo Mizuno. Cos'è che volevo dire? Debutta, questo piccolo studio debutta con Bushido Blade, proprio questo gioco che abbiamo appena giocato. Poi adesso vi faccio vedere la POV mode, 2 secondi, poi basta. Mi dispiace non aver fatto vedere il finale secret, ma chissà quanti altri long play non ve l'ho fatto vedere. Però comunque un'esperienza abbastanza completa, no? Mi dispiace, cavolo, mi roga. Però ho fatto vedere tutto, di fare tutta quella tiritera che, di fuga e non morire mai probabilmente, e rispettare allo stesso tempo il Bushido. E quindi sicuramente perché sono morto diverse volte, che sfiga. Poi se volete la rifacciamo, ma non oggi. Quindi dicevo, studio che debutta Lightweight con questo gioco. Poi ha fatto Bushido Blade 2, che un giorno adesso, perché me lo vorrei studiare, ecco perché non l'ho portato, mi scocciava, ce l'ho anche su una rivista recensito, capolavoro, no? Poi alcuni continuano a preferire l'1 perché era più statico, perché dopo nel 2 puoi già fare dei trick un po' particolari, ma è molto figo il 2, ci sono una marea di personaggi, c'è story mode molto più figo. Io ci ho fatto una partita alla versione giapponese, che ce l'ho qua ovviamente su un emulatore, che non so se si può dire, sì vabbè, tanto tutti emulano. E che vi volevo dire, bellissimo. L'uno però è più importante sia a livello storico che poi anche per me, perché ce l'avevano prestato. Un attimino, ok, skippiamo e vi faccio vedere la POV mode, perché è veramente bulla, prima di staccare, perché io sono molto preciso. Se era un se c'era scritto long play, facevo solo long play. Però visto che PS Mania è un format libero, io posso fare quello che voglio, posso mostrarvi anche un'ora di gadget della PlayStation 1 inerenti al gioco, ma non ci interessa.
prima di lasciarvi facciamo POV mode, così la vedete. Ah dai, bella sta puntatina, quanto è durata? Oh, è solo 40 minuti, velocissimo. Così vedete anche le skin alternative. Red Shadow, anziché essere una ninja, è così bellissima. Tatsumi vestito da scolaretto, questo è il preferito di tutti. Mikado, bellissimo, questo mi avevo disegnato anch'io un personaggio così per un mini fumetto di 4 pagine. Black Rotus con la sua, cioè i peli come me, praticamente sulle, cioè la texture dei peli come me. Infatti potrebbe essere il mio, infatti era il mio main quando ero piccolo. Uzutsemi, bellissimo. Uzutsemi e Kannuki e questo qua, anche questo molto molto scelto dai miei amici, mi ricordo. Vabbè, io prendo sempre Mikado. Ah, posso scegliere il mio avversario. Dai, Black Lotus, un dream match tra i miei favorites. Io prendo sempre. Vogliamo vedere qualcos'altro? No. Nodachi, e lui gli diamo. Black Lotus con cosa potrebbe essere forte? Gli diamo la sciabola. Ah no, io che devo andare via. Diamogli la Longsword, dai, così. Perché lui è occidentale, capito? Si fa chiama Black Lotus, ma è palesemente giù. Ma c'è il Blossom. Dai, visto che c'è la fioritura. Underground Grotto. No, Cherry Blossom Grove, dai, bellino. L'è bellino, ah. Non lo so. Non, comunque sono frammenti di stage che abbiamo già visto. Abbiamo percorso con le nostre gambe. Oh. Calmi, eh. Guarda che comunque come fai a dire che i modelli sono bruttissimi. Ecco, finita. Questa era POV mode. C'è il replay? Ma sai che figata POV mode con due PlayStation? No, lo voglio fare assolutamente. Cioè lei è troppo bulla, guarda che roba. Mi piace un po' i colori così. Dai, continuiamo. Posso io continuare per l'avversario? Dai, fammone un'altra, dai. Fammo qualche meccino. E io posso cambiare il pupino che vi dicevo. A parte che i controlli sono invertiti, nel senso che con avanti e indietro io mi sposto. Poi posso correre. E l'omino serve per farmi capire in che posizione sono. Se no posso arrampicarmi, come vi ho già mostrato. Ah, ho capito, forse qualche pezzo dell'arena siamo. Però vedi, dove sei? Cambiamo stance. Questa è quella laterale. Ah, ok, sei a terra. Io volevo fare un trick. Aia. No, doppio KO. No, sono contento perché lo volevo far vedere. Vediamo cos'è successo. Eh sì, tanto è simulazione di samurai, a posto. Dai, facciamone una terza e conclusiva. Spettacolare, ma no, sto gioco è un troppo figo, cazzo. Oh, sei già partito. Allora, io volevo mettere l'altra stance, quella un po' particolare, quella sulla schiena, ve la ricordate? Ah, no, cambiamo, mettiamo... No, voglio la rivincita, dai, quella lì è valsa doppia, dai, questa ha vinto lui, famo il remeccione. E che volevo farvi vedere che posso lanciare degli oggetti, visto che adesso siamo in modalità... Free match. Guarda lui, oh, comunque dai, è troppo bello, è fatto benissimo. Perché diceva grafica nella media? Ma secondo me era fatto quasi bene quanto Soul Blade. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato, per provare delle cose, vabbè. Volevo farvi vedere il lancio del... Come si fa? No, perché avanti R2 dovevo fare. Adesso lo facciamo, dai. Con sto baffinio. Qua non si vedono le ferite, mi sa, o sì? Solo sullo story mode. Vedi? Gli ho lanciato qualcosa. Adesso lui c'ha il braccio danneggiato. Gli ho lanciato un coltello.
Sto digerendo intanto. Ah, e lo colpisco. Vabbè, vediamo la replay così si capisce. Io ho lanciato qualcosa. Ah no, ma si è visto solo l'ultima fase. Vabbè. Comunque avete visto già dagli altri dagli altri CPU cosa si può lanciare. No, non continuiamo. Bene, e questo era Bushido Blade, gioco di Lightweight Squaresoft del 97, giusto? La rivista, sì, maggio, in questa rivista c'era la review, volevo dire, sì, la review del gioco giapponese. I movie, abbiamo sbloccato l'ending di lei. Oh, come si fa giù? Ah, perché c'è Determination e quell'altra sarà quella segreta, perfetto. E così, e vi lascio qui, ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio di PS Mania, e ditemi se volete vedere qualche gioco che si può fare un long play simpatico in un paio d'ore, così con spiegazione. Potete rivedere ovviamente questo episodio domani su YouTube all'omonimo canale, c'è tutte le credenziali, no? Su Twitch mi pare di sì. E dai raga, ci vediamo domani. Sì, domani, ciao. Su domani, se lo mi guardate su YouTube. E basta. Ciaone. Oh boh, bella Grimi. Ciaone. Guarda, stavo proprio staccando adesso. E vabbè, tanto dopo vi linko sul gruppo come al solito il video. Grazie mille. E niente, ringrazio chi c'è stato e chi ci sarà. E ci vediamo la prossima settimana con PS Mania. Bon bon bon. Ciao ciao.